Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Che impressioni hai, caro Alan, che ci sia in qualche modo però anche qui da noi comincia un po' di stanchezza rispetto alla guerra? Questo sondaggio del secondo posto delle paure degli italiani ci fa capire che forse anche l'opinione pubblica inizia a cambiare, purtroppo, o per fortuna, non lo so. Tu che pensi? Io penso che, buongiorno a tutti, che da un lato l'Italia tende a avere un pubblico più propenso a essere contrario alla guerra per principio che Nord Europa, e sicuramente credo che lo stesso sondaggio fatto in paesi altrove in Europa darebbe un risultato diverso e più a favore di Ucraina. Ma questo perché in Italia c'è stato di propaganda filorusso dal Cremlino, come in America. E se posso legare il tema dell'Italia all'America, voglio sottolineare che quello che i trumpiani stanno cercando di fare in America, limitare o cancellare gli aiuti in Ucraina, e questi sono la destra estrema americana, di quelli stessi che vogliono buttare giù il presidente della Camera e che minacciano di fermare le spese del governo americano. È tutto un gioco di potere all'interno del partito repubblicano tra quelli che Trump manovra come pedine e quelli che sono più moderati. Sì. Io non temo, però vorrei dire in modo chiaro, nonostante questo lavoro di disturbo fatto dai trumpiani, io non temo una mancanza di appoggio americano per l'Ucraina finché c'è Biden alla Casa Bianca. In un modo o l'altro, Biden è una persona capace di negoziare dei compromessi su altri temi per garantire che anche il Congresso darà i soldi e i stanziamenti. Chiaramente, e qui chiudo, la strategia di Vladimir Putin è di logorare Europa e America sperando che si perda interesse, diventa un altro reliquiera, che si dimentica, e ovviamente convince il pubblico con minacce nucleari, che sono la specialità del suo vice Medvedev, e altri retorica propagandistica di cercare di logorare il pubblico. Ma la scommessa finale di Vladimir Putin si chiama le elezioni presidenziali di novembre 2024. È lì che deve arrivare. Putin non terminerà, e qui chiudo, non finirà questa guerra prima del voto per la Casa Bianca, proprio perché Putin scommette sulla vittoria di Trump, che purtroppo è una possibilità. Ecco. È un'analisi, no, rimane, perché Monio Vadia, è un'analisi...